Buonasera, benvenuti a questa rassegna su Pasolini, il manierista, che è iniziata qualche anno fa e è giunta al terzo appuntamento. La verità non è in un solo sogno, questo è il sottotitolo della rassegna. Siamo giunti al terzo capitolo, cioè a Mamma Roma, stiamo seguendo l'ordine cronologico della filmografia pasoliniana. Io mi accomodo, tra l'altro benvenuti per la prima volta nella nostra sede 2 Blue Train, dell'associazione culturale Blue Train, neonata associazione che è gemellata con l'associazione culturale Quintiliano, e io adesso mi accomodo nei locali qui di via Bonafous 2 di Torino, che sono vicini anche alla sede centrale del Quintiliano, e potete vedere accanto a me i referenti responsabili dell'associazione culturale Blue Train, la signora Anastasia qui alla mia sinistra, Michelangelo e Gabriele, che sono i gemelli della musica torinese, direi i talenti e i virgulti della musica, avremo modo di sentirli anche in opera, la musica torinese, e ci fanno sognare anche loro come Pasolini. Qualcosa di mio, intanto partirei proprio dicendo qualcosa sul film. Il film è del 62, siamo al secondo film di Pasolini, il secondo lungometraggio, poi abbiamo anche La Ricotta, e infatti c'è qualche cosa che richiama sia nel primo sia nel secondo film, Cantone Mamma Roma, anche La Ricotta stessa, che invece sarà un mediometraggio che poi potremo seguire nel prossimo appuntamento. Ma per quanto riguarda Mamma Roma, diciamo che il film di Pierpaolo Pasolini, da lui scritto e diretto, è stato realizzato con Sergio Citti per quanto riguarda i dialoghi. Come interpreti ha una grandissima Anna Magnani, che è Mamma Roma stessa, un giovane che diciamo è nato con questo film, e lo vediamo anche nella Ricotta in realtà, Ettore Garofolo, che è il figlio di Mamma Roma e appunto ha lo stesso nome dell'attore Ettore. Poi abbiamo Franco Citti che è il protagonista di Alcattone, uno dei grandi attori pasoliniani, insieme a Ninetto Davoli, che ancora non vediamo in questi primi film. Non vi sto a dire gli altri nomi degli attori, perché quelli che sono qui convenuti potranno vederli nei titoli di testa. Il film si apre con un banchetto di nozze, simbolico questo banchetto di nozze. Lo sposo è proprio interpretato da Citti, il personaggio si chiama Carmine, è il protettore della prostituta, che è Mamma Roma, anche il nome è simbolico. Qui si squaderna tutta una serie di eventi legati alla figura di Mamma Roma, che è Anna Magnani, che inizialmente viveva nella provincia di Roma, esattamente a Guidonia, poi si trasferisce nelle borgate periferiche a Casalbertone, per poi, desiderosa di un riscatto sociale, trasferirsi invece nel quartiere medio borghese di Cinecittà. E qui nasce questo desiderio di ascesa sociale, ma Mamma Roma troverà difficile questa strada, che sembra fino alla fine di strada sia percorsa bene, ma purtroppo il percorso è accidentato, e questo percorso accidentato viene segnato nel film proprio dalle vicende del figlio Ettore, che si innamora di Bruna, una bella ragazza con la quale ha anche il primo rapporto amoroso, tra i ruderi dell'antica Roma. Il film si svolge quindi tra quartieri periferici, sobborghi, poi abbiamo un quartiere medio-borghese, ma anche fuori da Roma, dove si vede la città, però siamo tra i ruderi, siamo nella campagna, e vediamo la città, nella sua periferia, ergersi da lontano. Questo è questa è una prospettiva che è presente anche nella Ricotta, non soltanto in Mamma Roma. C'è un rimando tra i due film ben preciso. Tra l'altro, queste scene dei ruderi romani, Pasolini ha avuto modo di dichiarare che sono state ispirate a lui dagli affreschi di Masaccio, al quale lui si ispira, oltre che al contorno.
Bene, quando il figlio Ettore scoprirà la vera vita della madre, perché non sa nulla della madre, del suo mestiere, di quello che è antico del mondo, il buon Ettore perde tutta la fiducia nel futuro e alla fine ci sarà il declino. Non vado oltre perché il film sarà chiaro. In Accattone non c'è mai un'inquadratura in primo piano o no in cui si veda una persona di spalle o di quinta. Non c'è mai un personaggio che entri in campo e poi esca di campo. Non c'è mai l'uso del dolly con i suoi movimenti sinuosi, impressionistici. Rarissimamente vi sono dei primi piani di profilo, se ci sono, sono in movimento. Per me tutte queste caratteristiche che ho elencato frettolosamente sono dovute al fatto che il mio gusto cinematografico non è di origine cinematografica, ma figurativa. Quello che io ho in testa come visione, come campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto, che sono i pittori che amo di più assieme a certi manieristi, per esempio il Pontormo, e non riesco a concepire immagini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica che ha l'uomo come centro di ogni prospettiva. Pierpaolo Pasolini. Diciamo il sentimento che guida tutto il la vicenda, tutta questa vicenda, ma anche quella di Accattone e anche quella dei futuri film fino ad arrivare al Vangelo secondo Matteo, è proprio lo stesso, cioè la storia del Cristo che va verso la passione. Qui il Cristo chi è? È Ettore Garofalo, mentre in Accattone era Accattone, Franco Cinti. Ora, avete proprio i momenti della tentazione, del Cristo, che in questo caso sono trasportati, trasfigurati, diciamo con un alter Christus, come in un alter Christus, in Ettore Garofalo. E alla fine c'è anche l'ultima cena. Vedremo anche Ettore entrare in questo contesto, diciamo, conviviale, per poi fare la corsa sfrenata, l'agonia che poi sarebbe il colpo del Calvario, verso la ineluttabilità e quindi verso la fine tragica. Questo c'era anche in Accattone, per chi l'ha visto. Accattone anche lì fa questa via attraverso questo percorso segnato da questi simboli che sono proprio i simboli che vediamo nella Passione Cristiana. Pasolini non lo dice esplicitamente in questi due film, ma questi sono il preludio per il Vangelo secondo Matteo. E nella ricotta tutto questo è clamorosamente, tragicomicamente evidente. Ora io direi. Ho visto Ettore Garofalo mentre stava lavorando come cameriere in un ristorante dove una sera ero andato a mangiare, esattamente come l'ho rappresentato nel film, con un vassoio di frutta sulle mani, come la figura di un quadro di Caravaggio. Pierpaolo Pasolini. Ancora una cosa, ispirandomi stavolta alle pagine corsare, finora ho parlato io e quindi non mi sono ispirato a questi testi che invece sono del sito ufficiale di Pasolini, che tra l'altro ringrazio per aver citato anche una mia recensione su altri film dell'autore. Io volevo leggere quanto dice il testo di pagine corsare. Se in Accattone la responsabilità, perché qual è la responsabilità? Mamma Roma sbaglia ad avere questa aspirazione di ascesa sociale. Pasolini vuole significare che Mamma Roma doveva invece come dire, valorizzare la sua condizione sociale, non doveva trasportarsi in un'altra dimensione esistenziale. Se quella responsabilità di Accattone, che era la medesima,
era individuale. Nel film Mamma Roma, dice il sito Pagine Corsare, è una responsabilità collettiva. E è per questo che Mamma Roma, anche nel nome, ha una, come dire, un'accezione collettiva, comunitaria, perché Roma è una città, non è una persona. Ora, possiamo paragonare il personaggio centrale di Mamma Roma, quindi con il suo moto di riscatto sociale, di prostituta sottoproletaria, ha un altro personaggio che è quello di Tommaso Tuzzilli, che è il protagonista del racconto di Pasolini, Una vita violenta. Questo è molto chiaro. Ora io vorrei far leggere ad Anastasia che cosa dice Mamma Roma a Ettore. È già laggiù casa nostra, capi in essere assurdo c'è battere il sole, dove ci stanno che mutande stese, lassù, all'ultimo piano. Guarda che qua ci stiamo suonando un po' di giorni. Vedrai che in casa ti porta tua madre, vedrai quanto è bella proprio una casa nel centro per te, dei signori. Tutto un quartiere te l'ha trovando. Ecco, questa è proprio la, come dire, l'aspirazione di ascesa sociale, perché la nuova casa, il nuovo ambiente fa, come dire, trasparire proprio la novità, la novità che poi non avviene, non si verificherà, non si realizzerà. Ecco, andando avanti, vediamo invece che cosa dice il figlio di Mamma Roma, e quindi vediamo i due caratteri contrapposti. Dice Ettore, quando si trova nella scena della motocicletta: i signori mi sono tutti stupidi, non li posso vedere sti figli, papà, perché c'hanno un po' di granza coccia se che dovesse qualcuno. Ecco, quindi questa è la risposta a Mamma Roma che arriva già nei primi dialoghi del film. Quindi se lei aspira a una scena sociale, Ettore la smonta subito il figlio. Ecco, vediamo invece cosa dice Pasolini quando si parla del fallimento, della morte del protagonista, però dov'è che Pasolini fa già intravedere quale sarà l'epilogo, quale sarà, diciamo, il nucleo centrale della trama del film? Lo fa dire al prete, e non è un caso. Pasolini, noi sappiamo perfettamente che si rifaceva a un cristianesimo delle origini, antico, non certamente a quello della Chiesa del suo tempo, anche se comunque lui si sentiva profondamente religioso. Vediamo che cosa dice Pasolini di questo momento, direi etico. Questo primo momento di problematica morale però non basta. Rimane un puro e semplice flatus vocis in lei. Infatti non conta per nulla tanto che decide di fare il ricatto per poter dare al figlio una sistemazione piccolo borghese, appunto, servendosi delle sue conoscenze e della sua esperienza di prostituta. Quando però, anche dopo il ricatto, e lei ne ha il presentimento perché piange vedendo il figlio che lavora in un posto da lei ottenuto per modo così sordido, così abietto, quando anche questo fallisce, allora la pulce che l'aveva messa nell'orecchio il prete comincia a farsi sentire. Quel primo moto di coscienza comincia a lavorare dentro di lei, finché nella seconda lunga carrellata al via delle prostitute dirà fra sé presso a poco: certo, la responsabilità probabilmente è mia, quel prete aveva ragione. Però se io fossi nata in un mondo diverso, se mio padre fosse stato diverso, mia madre diversa, il mio ambiente diverso, probabilmente sarei stata diversa anch'io. Cioè, comincio ad allargare questo senso della responsabilità della propria persona, individuo a quello che lo ha colto il prete, al proprio ambiente. Personaggi importanti come un'altra collega prostituta che si chiama Biancofiore, vedrete, un militare, due omosessuali, insomma, queste strade romane. Tra l'altro vi farò notare, mentre vedrete il film, che è in bianco e nero ovviamente, questo chiasmo tra bianco e nero nel procedere di questi personaggi lungo tutte le carrellate e i piani sequenza, che sono lunghissimi in queste passeggiate nel viale romano. Nella seconda lunga carrellata Mamma Roma è consapevole del suo fallimento. Nella prima passeggiata questo non avviene, e infatti ha modo di dire nella seconda carrellata queste parole Mamma Roma: di quello che uno è la colpa è sua,
Prete, non ho voluto cominciare da zero. Ma che te credi che non l'ho capito? Spiegamelo te allora, perché io non so nessuna e te sei il re dei re. Ecco, citazioni che si rifanno certamente al cristianesimo, no? Il re dei re, però non solo, ma anche all'ascesa sociale. Lei aspira sempre, della classe clericale, al fatto di avere una ricchezza, un prestigio, un riconoscimento, uno status sociale. Ecco, aspira a questi valori che poi si riveleranno aspirazioni fallimentari di Mamma Roma. Se in Mamma Roma troviamo un ambiente statico, in Accattone, invece che avevamo già visto, c'è più movimento, c'è più dinamismo. In Mamma Roma, in tutto questo, troviamo un po' più di staticità, però il montaggio, a dispetto di tutto questo, sembrerebbe più rapido, quindi ci saranno anche queste contraddizioni. Ma voglio darvi la versione pasoliniana, la spiegazione, cioè che spiega, questa scelta tecnica. Mentre la vicenda di Accattone si svolgeva nella borgata, Mamma Roma viveva la sua vita nella Roma piccolo-borghese, nel mondo dell'ina casa, in un mondo cioè che per forza è meno etico e quindi meno impressionante visivamente. Il personaggio interpretato dalla Magnani, infatti, va subito ad abitare in una casa della periferia moderna, in uno di quei palazzoni bianchi che in realtà sono meno fotogenici, direi, delle catapecchie della borgata Cordani. Inoltre i personaggi sono più staccati dall'ambiente, perché effettivamente si tratta di un film che si interna un pochino di più nelle anime. Ciò che interessa di più nel film è lo svilupparsi di un dibattito morale, sia pure rozzo, dentro queste anime. Ecco, ultima. Il motivo che accompagna sempre l'amore di Ettore e Bruna è il concerto in re minore, mentre il concerto in do maggiore torna in tutti i momenti in cui appare Carmine, ossia il destino di Mamma Roma. Probabilmente questi motivi di Vivaldi che ho scelto sono motivi popolari e io ho ridato loro la loro vera natura sentimentale, dolce, melodica e quindi popolare. I ruderi mi sono piaciuti come potrebbero essere piaciuti al Pontormo. Mi riconducono in fondo sempre a una ispirazione rinascimentale, per quanto in realtà il pittore che mi ispira figurativamente più di tutti, anche come colore, direi, è Masaccio soprattutto, un pittore più fermo. Anche la fotografia vorrei assomigliasse un po' alle riproduzioni in bianco e nero del Masaccio. Una cosa che voglio dire io, ci fu una polemica, siccome tutti, ma veramente tutti, in modo secondo me un po' becero, sostengono che l'immagine icastica più famosa di questo film, quella di Ettore sul letto di contenzione, sia identica al Cristo morto del Mantegna. Ecco, questo è quello che sostiene la critica più becera. In realtà Pasolini ha dedicato questo film a Longhi e Roberto Longhi è uno storico dell'arte, a cui appunto lui ha dedicato addirittura il film, e sosteneva un'altra cosa. E Alberto Marchesini, che è un altro critico, dice, ma proprio questi non sanno dove guardare. Pasolini non si ispira affatto al Mantegna, piuttosto. Ah, Longhi, intervenga lei, spieghi lei come non basta mettere una figura di scorcio e guardarla con le piante dei piedi in primo piano per parlare di influenza mantegnesca. Ma non hanno occhi questi critici, non vedono che bianco e nero, così essenziali e fortemente chiaroscurati dalla cella grigia, dove Ettore, canottiera bianca e faccia scura, è disteso sul letto di contenzione, richiama pittori vissuti e operanti molti decenni prima del Mantegna. O semmai si potrebbe parlare di un'assurda e squisita mistione tra Masaccio e Caravaggio. Alberto Marchesini su Pierpaolo Pasolini. Questo è un dipinto, questo film è un dipinto, ed è un sogno, il sogno in questo caso di Mamma Roma che è destinato a una tragica fine, a un tragico epilogo. Buona visione.